Buongiorno, allora ci prepariamo per il momento della messa, che è il momento centrale di questa giornata, quindi cerchiamo di fare un po' di silenzio. Allora, solo una cosa da parte di Valeria, se c'è qualcuno che è celiaco e ha bisogno dell'ostia apposta, può venire qua sulla destra del palco e trova Valeria. Ok, allora, quando ci siamo, magari iniziamo, ci mettiamo tutti in piedi. Ok. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari ragazzi, siamo qui perché anche Gesù vuole dire il suo sono presente. Nel senso che davvero Gesù si rende presente in questo momento in maniera viva, vera, nella sua parola e nell'Eucaristia. In questi due giorni si è nascosto nei vostri volti, nei volti di ciascuno di noi, si è nascosto nelle meravigliose parole, nelle meravigliose idee che ci sono state trasmesse, si è nascosto nelle confidenze, nelle gioie, in tutto ciò che abbiamo vissuto, ma adesso lo incontriamo vivo e vero. E in questa celebrazione vogliamo metterci tutte le nostre intenzioni più belle, quelle che partono dai cuori belli di ciascuno di noi. Ma permettetemi di ricordare in questa celebrazione un sacerdote che ha dato tanto al nostro movimento e che è stato assistente nazionale e che è scomparso da qualche mese, Don Mimmo Amato. Vogliamo pregare per lui.
perché dal cielo continui a guidare e a pregare per il nostro movimento. E ci prepariamo a vivere questa celebrazione mettendoci nell'atteggiamento più giusto, che è quello del sentirsi poveri, piccoli, ma soprattutto sentirsi amati da Dio. Chiediamo perdono a Lui dei nostri peccati. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada. Immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Grandi
di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Sono misericordioso e pietoso. Secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da Lui, ed Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo.
cari ragazzi, cari confratelli, buongiorno a tutti ancora. Ho provato in tutti i modi ad evitare l'emozione di presiedere questa Eucaristia, cercando di invitare qualcuno che avesse sicuramente più autorevolezza di me. Ma come vedete non ci sono riuscito. A questo proposito vi porto i saluti di Sua Eccellenza Monsignor Galantino e di Sua Eccellenza Monsignor Bianchi, che per diversi motivi non sono potuti essere qui, però vi salutano. Ed eccomi qui, a farmi umile servo di questa lettera d'amore che Dio ha indirizzato a ciascuno di voi in questa domenica. Una domenica che certamente non dimenticherete nella vostra vita. Allora ho fatto un ultimo tentativo per evitare questa emozione e ho cercato di dare voce ad un dialogo tra voi, tra ciascuno di voi presente qui e la donna del Vangelo che avete appena ascoltato. Cara donna, ti chiediamo umilmente scusa se ci rivolgiamo a te in questa maniera irriverente, ma sebbene tanti studiosi si siano da sempre dannati l'anima nel tentativo di darti un volto e un nome, noi preferiamo rivolgerti a te con lo stesso appellativo con il quale Giovanni ti ha fotografata nel suo Vangelo: donna. Certo, in principio potrebbe sembrare cosa poco elegante, visto che lo stesso evangelista usa questo appellativo per una donna divorziata e risposata, e per giunta pagana. Ma è anche vero che la donna per eccellenza nel quarto Vangelo è proprio lei, Maria, la mamma di Gesù. Chissà se un giorno riusciremo a portare anche te sull'altare e a circondarti della stessa venerazione che abbiamo per la Vergine di Nazareth. Per il momento, più che una preghiera, l'unica cosa che ti sei meritata, almeno stando ai canoni dell'epoca, sarebbero state quelle pietre già pronte nelle mani dei custodi della legge. Già, la legge, che si fa pietra nell'atto della donazione di Dio attraverso Mosè al suo popolo, e si fa pietra per te anche nell'atto dell'esecuzione di una condanna. Una legge giusta e santa, capace ingiustamente di giudicare e condannare il più piccolo errore di una donna e nello stesso tempo assolvere senza un benché minimo rimorso tutti i crimini dal volto maschile. Una legge che prima di lapidarti per il tuo inoppugnabile atto di adulterio ti aveva messa fuori dalle aule scolastiche, dai seggi dei tribunali, dai luoghi del potere, dai luoghi del culto ufficiale, solo e soltanto perché la genetica ti aveva fatto dono del bellissimo appellativo di donna. E adesso era ancora la legge a tentare di lapidare il tuo estremo tentativo di rubare dalle braccia di un uomo il vero amore. Lo avevi tanto sognato, vivendo con quell'uomo che eri stata costretta a sposare, un uomo che sì volevi bene, ma non faceva ardere il tuo cuore, che ti aveva dato un'eredità abbondante, ma ti ha tolto i tesori più grandi. La legge ti stava togliendo l'amore e la vita. Sai, donna, noi studenti vorremmo fare un sit-in per te, perché per quanto oggi le cose siano cambiate in materia di diritti, riusciamo davvero a percepire un'assonanza tra la tua legge e la nostra scuola. Essa talvolta è capace più che educare di giudicare, che sotto il velo delle pari opportunità qualche volta rischia di far correre i primi e lasciare indietro gli ultimi, solo perché tra i loro segni particolari non figura la rassicurante espressione figlio di. La stessa scuola che più che accendere i nostri cuori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza del mondo,
ci consegna numeri da scrivere nei registri dei nostri orgogli gonfiati. Per fortuna per te e per noi, quel giorno nel Tempio era seduta la misericordia. Per noi, perché avremmo dovuto ascoltare oggi l'ennesimo episodio di femminicidio, e ti assicuriamo che le pagine dei nostri giornali ne sono già piene. Per te, perché hai incontrato nella misericordia la vita. Per te, infatti, la misericordia ha avuto due occhi che ti hanno guardata, non più con uno sguardo di possesso, come eri abituata a percepire, ma con la delicatezza di chi sa cogliere in te la vera bellezza. La misericordia ha avuto per te due mani che non hanno scelto di rimanere in tasca, ma hanno scelto di sporcarsi, non solo di sabbia, per consegnarti un messaggio d'amore subito cancellato da una legge disarmata, ma anche e soprattutto per fermare l'orda di violenza che stava per sfigurare il tuo volto. La misericordia ha avuto per te una parola che ha rovesciato per te e per noi i canoni dell'agire umano, donando prima il perdono e poi chiedendo un impegno. Cara donna, con un pizzico di invidia, ti confidiamo che anche noi avremmo voluto possedere gli stessi occhi della misericordia per ammirare la bellezza del mondo che ci circonda, che spesso si nasconde dietro il velo maculato della violenza e della guerra. Quanto ci sarebbe piaciuto che le nostre mani possedessero la stessa forza, lo stesso coraggio, la stessa decisione per farci carico del pezzettino di terra che ci è stato affidato dal cielo, e che le nostre parole, anche se povere, possano essere sempre parole che accarezzano e accolgano. Cara donna, sarebbe bello inoltre che anche sulle cattedre delle nostre aule ogni tanto sedesse misericordia, per ricordarci che solo l'amore genera la vera conoscenza, solo l'amore educa davvero, solo l'amore detta il passo al ritmo degli ultimi, solo la misericordia ci può suggerire che lo studio non può essere l'avamposto del carrierismo, ma l'atrio del servizio per il progresso integrale della nostra società, attraverso la via che è tracciata per ciascuno di noi. Scusaci, carissima, ma ci aspetta ancora una mattinata piuttosto ricca. Ascolteremo ancora delle testimonianze che metteremo accanto alla tua. Li ascolteremo, ci auguriamo, con la stessa meraviglia con la quale tu hai ascoltato quelle bellissime parole. Nessuno ti ha condannato, neppure io ti condanno. Chissà se quella notte avrai dormito, chissà se non avrai davvero peccato più, ma in fondo a che serve sapere tutto questo? Quel che importa è essere stati resi partecipi, grazie anche a te, di quell'incontro. Raccontare l'incontro, ecco cosa ci attende da questa giornata. Rendere partecipi gli altri delle storie, dei volti, dei cuori conosciuti in questa esperienza. Fare in modo che tutti i nostri compagni di scuola, i nostri amici di gruppo, possano conoscere la bellezza di questo incontro. Adesso si è fatto proprio tardi, ti dobbiamo lasciare. Dobbiamo dare compimento a questa celebrazione eucaristica, e mentre spezzeremo quel pane vogliamo anche noi incontrare quegli occhi, quelle mani, quelle parole che fecero ardere il tuo cuore. Vogliamo farci amare da lui, affidargli le nostre povertà perché le trasformi in rugiada per il seme del regno. E chissà se anche noi un giorno potremo raccontare la nostra storia d'amore con Gesù. Firmata I ragazzi di Montesilvano.
Rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo insieme: credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che era. Amen. Cari ragazzi, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Padre misericordioso, perché insieme con le nostre preghiere voglia accogliere anche la nostra disponibilità a collaborare per l'educazione e la crescita della scuola. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore. Perché i cristiani battezzati riscoprano la propria vocazione laicale, lavorando con amore nella vigna del Signore e accogliendo con la larghezza del cuore di Dio i fratelli e le sorelle dell'ultima ora, senza giudizi e critiche. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i bambini della scuola dell'infanzia, perché vivendo nella gioia e nel gioco la loro esperienza di socializzazione e di apprendimento crescano nell'amicizia con tutti e nell'amore verso Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, perché come Gesù crescano in sapienza, età e grazia, e aiutati dai loro insegnanti progrediscano nella conoscenza per scoprire nel mondo la presenza di Dio Creatore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli adolescenti e i giovani della scuola secondaria di secondo grado e dell'università, perché vivano la scuola e lo studio come un luogo per la formazione integrale della loro persona e si aprano così al mondo del lavoro con l'impegno di costruire un mondo migliore, più giusto e solidale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli educatori, gli insegnanti e tutte le persone che a vario titolo lavorano nella scuola, perché siano consapevoli di contribuire alla formazione integrale degli studenti e quindi non si limitino a trasmettere nozioni, ma siano di esempio con la loro vita, entusiasmino con il loro amore al sapere e si impegnino perché ogni studente loro affidato maturi nel bene. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i genitori, perché non vivano né delegando tutta l'educazione alla scuola né ponendosi in alternativa o in conflitto con essa, ma in spirito di collaborazione aiutino gli insegnanti ed educatori per una crescita armoniosa dei propri figli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La mia solita lunga preghiera durante questi eventi ormai prossimi alla Pasqua. A nome di tanti giovani emarginati, a volte morti nel mare, nella strada, nelle guerre. Anche loro, caro Don Michele, firmano e ti sono grati. Spero che firmiamo anche la parola di Dio dei vostri sacerdoti nelle vostre parrocchie. Un grazie forte, forte, allo spirito del crocifisso risorto
per il vostro cammino con le vostre famiglie, come è già stato ricordato, educatori, amici e vostre comunità, specie quelle nelle difficoltà, siano scolastiche o meno. Prego di prepararci non solo ai plausi, ma anche ai fischi, se vogliamo testimoniare questi messaggi sapienziali e profetici. Ma specie prego che non diamo nulla per scontato e abbiamo il coraggio, non è facile, di riprendere non solo per 6 mesi, ma un anno, anche 2 anni, se vogliamo veramente assimilare questi doni di Dio e tradurli nel presente permanente. Per tutto questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutta la nostra associazione, in maniera particolare per il nostro movimento, perché davvero sia sempre palestra in cui si esercitano menti fini, cuori appassionati, e che possano essere pronti per servire il mondo con dedizione, con fedeltà, sempre ancorati nell'amore di Cristo. Preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Anche se la nostra fede a volte pare fragile, ti chiediamo di accogliere le invocazioni che salgono ogni giorno dalle nostre labbra, perché tu sei Padre buono e attento verso tutti i figli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che hai illuminato con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie,
È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo. A te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i beati e i santi dell'azione cattolica e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Chiesa, Tommaso, i nostri Vescovi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Adesso dobbiamo riuscire a creare un'unica catena, senza interruzioni, perché da oggi, no, dopo questi due giorni di incontro, soprattutto a partire dall'Eucarestia, dobbiamo sentirci davvero una grande famiglia, da Como fino a Trapani. C'è una grande famiglia che respira con lo stesso cuore, che vuole bene al paese, che vuole bene alla scuola e che si impegna per questo paese e per questa scuola, ma solo e soltanto rimanenti ancorati alla forza che Dio ci dona. Ci prendiamo per mano e insieme preghiamo il nostro Padre comune dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Chiedo scusa ad Elena perché forse è Aosta il posto più a nord. Giusto? Scusami Elena. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli per essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, perché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi rubo soltanto qualche momento per... Prima di tutto vorrei che tutti quanti facessimo un grande applauso a chi? Un attimo. Aspettate, non sapete a chi? Non sapete a chi? Perché secondo me deve essere proporzionato al soggetto, diciamo. Oggi è 13 marzo. Qualcuno vi ricorda cosa avvenne tre anni fa in questo giorno? Oggi è il terzo anniversario dell'elezione di Papa Francesco e io credo che dobbiamo fare un grande applauso. Questo Papa che ci sta dando tanto, eh. No? Che dite? Va bene, io parlo adesso così poi taccio per sempre. No, veramente una parola di grazie, la dico adesso, poi ci saranno altri spazi, altri luoghi per altre persone per dirvelo, però con il cuore di padre veramente vi dico grazie per questa, per tutto quello che ogni giorno della mia vita mi date, no? Quando ci incontriamo e quando ci sentiamo a distanza, quando viviamo questi bei momenti e quando magari affrontiamo la fatica del gestire le cose dei nostri circoli. Veramente come uomo, come credente e come sacerdote mi sento veramente di dirvi grazie per tutto quello che ogni giorno mi date e credo che questo... Non vi nascondo che a volte mi sento veramente minuscolo, è quello che vi dicevo all'inizio, no? Che anche rispetto a certi momenti mi sento davvero impreparato, però vi assicuro che cerco ogni giorno di dare il mio meglio accanto a delle persone eccezionali che avete conosciuto in questi giorni, qualcuno più, qualcuno meno, ma alla fine li conoscerete tutti. Poi un grazie particolare ai sacerdoti qui presenti, e a quelli che vi accompagnano nei vostri circoli. Vi racconto questa cosa, qualche giorno fa stavo per varcare l'ingresso dell'università perché sono ritornato ad essere studente da qualche mese, tra l'altro anche ho esercitato il mio essere msacchino, perché qualche giorno fa ho organizzato persino un'assemblea di classe, guardate un po', davvero, non scherzo. E qualche giorno fa, mentre varcavo la soglia dell'università, un sacerdote mi corre incontro, mi abbraccia e dice: grazie Don Michele, perché sarò a Monte Silvano. È vero. Per cui vi affido un compito: in ciascuna diocesi, in ciascun circolo dovete riuscire a compiere il miracolo che ha fatto la diocesi di Albano, cioè far innamorare un sacerdote del MSAC.
perché lo sapete bene, il movimento è vostro, lo fate voi con il vostro entusiasmo, però è davvero necessaria la presenza, l'accompagnamento dei sacerdoti, laddove a volte si corre il rischio, come dire, di perdere l'entusiasmo, di perdere anche l'orientamento. Il sacerdote ci aiuta davvero a riorientare il nostro impegno. E a questo proposito, ultimo e chiudo, vi presento un'altra colonna, tra tutte le colonne che avete conosciuto, che è Don Lucio. Anche lui è stato assistente nazionale qualche anno fa. Ed è stato colui che insieme, chi erano segretari? Laura e Gian Diego erano segretari, hanno organizzato la prima edizione della SFS. 2001 a Roma, quindi come vedi Don Lucio indegnamente. Grazie. Li hai pagati Adelaide? No. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La pace è finita, andate in guerra. Andate in pace, rendiamo grazie a Dio.
Ragazzi, fermi! Non si deve uscire dalla plenaria. Gli unici che sono autorizzati a uscire sono il Lazio per motivi logistici e poi torna immediatamente qui, e la diocesi di Vercelli che ce lo ha chiesto.